Bene, abbiamo 25 minuti, cerchiamo di adoperarli nel miglior modo possibile. Abbiamo visto la prima parte di questo testo apocalittico che è la seconda parte del libro di Zaccaria. Bene, nella prima parte abbiamo visto domina questa parola. Nella seconda parte noi troviamo l'immagine di due pastori, è un'immagine molto strana. Uno di questi poi viene ucciso di spada, non si sa a che cosa si riferisca di preciso. La terza parte del Deutero Zaccaria invece riguarda il piano divino nei confronti dei popoli. Dio giudicherà i popoli, però opererà anche una salvezza che viene meritata da un personaggio misterioso, il quale viene trafitto. Siamo a Zaccaria, capitolo 12, versetto 9, fino al 13, versetto 1. Ed infine abbiamo il capitolo 14 di Zaccaria, che è un testo composito e risente del proto Isaia, cioè di Isaia di Gerusalemme. Se voi ricordate, al capitolo 2 di Isaia ci sono questi popoli che salgono verso Gerusalemme alla fine del mondo dicendo: noi finalmente abbiamo trovato le nostre radici, lì noi incontreremo il Signore che ci ha fatto tramutare le falci e le lance in falci e via discorrendo. Che cosa leggeremo noi di Ezechiele e del Deutero Zaccaria? Due testi molto brevi, perché altrimenti avremmo dovuto fare delle scelte di testi molto lunghi che non avremmo senz'altro finito nell'arco di una conversazione breve che dura circa un'ora e mezza. Il primo testo è tratto dal libro di Ezechiele, capitolo 39, siamo dunque alla conclusione di quella grande guerra fatta da re Gog contro i neo arrivati dall'esilio. Cosa dice questo testo? Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la mano che avrò posta su di voi. La casa di Israele in quel giorno in poi saprà che io, il Signore, sono il loro Dio. Le genti sapranno che la casa di Israele, per la sua iniquità, era stata condotta in schiavitù, perché si era ribellata a me, e io avevo nascosto loro il mio volto, e li avevo dati in mano ai loro nemici, perché tutti cadessero di spada. Secondo le loro nefandezze e i loro peccati, io li trattai e nascosi loro la faccia. Perciò, così dice il Signore Dio, ora io stabilirò la sorte di Giacobbe, avrò compassione di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Quando essi abiteranno nella loro terra tranquilli, senza che alcuno li spaventi, si vergogneranno di tutte le ribellioni che hanno commesse contro di me. Quando io li avrò ricondotti dalle genti e li avrò radunati dalle terre dei loro nemici e avrò mostrato in loro la mia santità, davanti a numerosi popoli, allora sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio, poiché dopo averli condotti in schiavitù fra le genti, li ho radunati nel loro paese e non ne ho lasciato fuori neppure uno. Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla casa di Israele. Parola del Signore Dio. E così finisce la cosiddetta Apocalisse di Ezechiele. Qual è la tentazione? La tentazione è questa, di dire, va bene, ho capito di che cosa si tratta. Gli ebrei sono tornati dall'esilio, Dio li sta proteggendo, buonanotte, fine del problema. Chiaro? Mentre invece mi piacerebbe che noi potessimo, pian piano, stare dentro al testo. Stare dentro al testo che cosa significa? Io lì vi ho fatto diverse sottolineature per capire che cosa. Per capire che questo testo dice molto di più
di quanto apparentemente sembri dire. Infatti, osservate, provate a vedere quante volte viene fuori la parola genti. Viene fuori alla linea 76, fra le genti manifesterò la mia gloria, tutte le genti vedranno la giustizia. Alla linea 78, le genti sapranno che la casa di Israele per la sua iniquità era stata condotta in schiavitù. Alla linea 86, quando io li avrò ricondotti dalle genti e li avrò radunati, eccetera, eccetera. Linea 88, poiché dopo averli condotti in schiavitù fra le genti e li ho radunati, chi sono dentro a questo testo le genti? E altri popoli. Sono scenario e testimoni. Fra le genti manifesterò la mia gloria. È lo scenario dove si manifesta la gloria di Dio. D'altra parte, le genti sapranno che la casa di Israele per la sua iniquità era stata condotta in schiavitù. Quindi sono dei testimoni. Ancora, nella seconda parte del testo, alla linea 86, vediamo che le genti vengono impoverite dalla presenza di Israele. Quando io li avrò ricondotti dalle genti e li avrò radunati dalle terre dei loro nemici, eccetera, eccetera. E lo stesso concetto la linea 88. Le genti, allora, cosa sono? Abbiamo visto, hanno queste due caratteristiche, scenario e testimonianza. Usciamo fuori da questo schema così rigido, piccolo. Guardate che già Dio, operando in favore di Israele, sta predicando la religione biblica anche in mezzo alle genti. Non è importante che Israele predichi Yahweh o lo testimoni. Si arrangia Dio da solo ad autopredicarsi, ad autotestimoniarsi. Anche quando Israele è peccatore, Dio lo prende, lo conduce in mezzo alle genti e dice il testo, le genti sapranno che Israele è stato condotto in esilio per il peccato che ha fatto. Bene, ampliamo ancora di più l'orizzonte. Giustamente noi dobbiamo essere preoccupati dalla dimensione missionaria. Ma anche qui non facciamola diventare una specie di ossessione. Perché chi predica la parola evangelica è Dio, non siamo noi. Noi siamo solo strumenti, siamo voce e basta. È importante invece quello che Dio compie nei confronti della comunità cristiana, nei confronti della Chiesa. Questo è la predicazione del Vangelo più importante, poi viene la nostra. Ma ci rendiamo conto ciò che per esempio è successo in questo ultimo ventennio? Quale messaggio di cristianità è stato dato solo perché la Chiesa esiste ed esiste in un certo modo ed esiste con fatica e con grossi cambiamenti all'interno ed è capace di un dinamismo che se nessun'altra comunità credente è capace? Questo è il vero momento fondante della predicazione del Vangelo, ciò che Dio fa per noi. Poi viene il resto, poi il resto prende senso. Ma sarebbe fuori posto pensare che la nostra missionarietà, la Chiesa ha tante missioni, sì, è vero, ed è anche una cosa bella, e se ce ne fossero di più sarebbe ancora migliore. Ma non è questo l'elemento fondante. Se noi notiamo in questo breve brano, è Dio che opera castigando Israele o salvando Israele, Dio opera in mezzo alle genti, perché Israele è una realtà inserita nel tessuto sociale dei popoli. In questa azione Dio fa conoscere agli altri, alle genti, che Dio esiste, che Dio opera, che Dio non è un'invenzione dell'uomo.
Proviamo ad osservare brevemente anche un altro dato. La linea 79 dice il testo: io avevo nascosto loro il mio volto. Andate alla linea 89: non nasconderò più loro il mio volto. Motivo? Perché diffonderò il mio spirito. In che cosa consiste questo nascondere il volto di Dio? Nel castigarli. Li avevo dati in mano ai loro nemici perché tutti cadessero di spada. E allora quando Dio alla linea 89 promette non nasconderò più loro il mio volto perché diffonderò il mio spirito, che cosa intende dire? Che Dio non castigherà più. È la stessa frase, la stessa struttura di frase che noi troviamo nel capitolo 9 del libro della Genesi, quando Dio si impegna con noi a non mandare più il diluvio. Qui Dio si impegna a non castigare più. E quale segno di assoluta mancanza di castigo da parte di Dio viene dato lo Spirito, il Ruach Yahweh. Questo Spirito di Dio, noi oggi lo chiamiamo Spirito Santo. E questo Spirito, dice San Paolo, ce l'abbiamo tutti. Di questo Spirito poi tutti ne possiamo fare esperienza, soprattutto quando ci accorgiamo di aver modificato i nostri rapporti con Dio. È lo Spirito dentro di noi che grida Abba, Padre. E quando abbiamo fatto quella scelta radicale, anche se poi non riusciamo sempre ad esserne testimoni coerenti, facendo la confessione di fede, Gesù è il mio Kyrios. Prima lettera ai Corinti, capitolo 12. Perché chi possiede lo Spirito non può dire anatema sia il Signore Gesù, ma chi possiede lo Spirito dice il Signore Gesù è il mio Kyrios. E noi sappiamo che fare scelte del genere, che sono scelte apparentemente semplici, di fatto sono scelte radicali. È un'esperienza che la persona fa forte, perché allora non è più la moda che genera il criterio di giudizio per cui noi facciamo determinate scelte al posto di un altro, non è più il parere dominante, non è più la filosofia che oggi come oggi, diciamo così, primeggia sulle altre, che guida le nostre scelte, ma è la persona di Cristo, quando noi diciamo Gesù è mio Kyrios. Fare dunque esperienza di questo Spirito vuol dire essere, fra virgolette, garantiti, se vogliamo dire da soli, perché l'esperienza è sempre personale, che non c'è più il castigo di Dio. La presenza di questo Spirito che opera in noi è la garanzia che qualunque cosa ci capiti non è mai castigo di Dio. Mai. Mai. Quella brutta frase che dice Dio ti ha castigato, noi la dovremmo cancellare assolutamente dal nostro vocabolario, sempre, per noi e per gli altri. Paolo poi aggiungerà qualche cosa di simpatico perché dirà, guardate che chi fa esperienza dello Spirito può essere felicissimo perché si ricordi che quello Spirito di cui ha fatto esperienza è stato quello Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. E se una persona sa che è inabitata dallo Spirito, beh, ha già in mano la sicurezza della sua risurrezione. Così ragiona Paolo, capitolo 8 della lettera ai Romani. Proviamo a fare ancora un'altra piccola osservazione sul testo. Se voi notate, il brano che va dalla linea 76 alla linea 81 e dalla linea 86 alla linea 90 e sono i due brani che contengono più sottolineature che si richiamano fra di loro. Ci siete? Provate per esempio a dare un'occhiatina essere ricondotti dalle genti è esattamente l'antitesi della linea 78
Le genti sapranno che la casa di Israele per la sua iniquità era stata condotta in schiavitù. L'antitesi è: li avrò ricondotti dalle genti. Se poi andate alla linea 87, sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio, corrisponde esattamente alla linea 77-78. In fondo, io, il Signore, sono il loro Dio. Vedete che le frasi si ripetono quasi a specchio. Stando così le cose, vuol dire che il primo brano e il terzo brano sono forse i meno importanti. Quello centrale è quello più importante. Cosa dice quello centrale? Perciò così dice il Signore Dio: ora io stabilirò la sorte di Giacobbe, avrò compassione di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Il suo santo nome qual è? Yahweh. Yahweh cosa vuol dire? Io sono colui che si trova tra gli uomini e nella storia. Quando essi abiteranno nella loro terra tranquilli, senza che alcuno li spaventi, si vergogneranno di tutte le ribellioni che hanno commesse contro di me. Provate ad osservare come Dio ottiene il pentimento dei peccati. Avendo compassione, non dunque castigando. Notate che i concetti estremi, esterni, quelli che si trovano all'inizio e alla fine, ritornano in forma esplicita e positiva al centro del testo. Lasciamo questo testo perché mancano 10 minuti appena alla fine, concentriamoci un momentino su questo breve brano invece dell'Apocalittica di Zaccaria. Esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume ai confini della terra. Proviamo? Proviamo. Cosa vuol dire per l'ebreo da mare a mare? Di più. Ricordiamoci che l'ebreo dell'epoca di Zaccaria è già reduce della schiavitù di Babilonia da un bel pezzo. Ora l'Iraq confina con il confine. Il territorio dell'Iraq costituisce parte del Golfo Persico. Da mare a mare vuol dire dal Mediterraneo a ciò che noi oggi chiamiamo l'oceano. Chiaro? Poi dice dal fiume ai confini della terra. Il fiume per eccellenza è il Nilo. Quando l'ebreo dice i fiumi, allora è la Mesopotamia. Tigri e Eufrate. Il Giordano viene sempre chiamato Giordano, punto, no? Non ha un nome in più. Invece, il fiume Dugur è il Giordano, Nahar, il Nilo, scusate, è il Nilo. I confini della terra è una dicitura abbastanza tipica per indicare quello che noi oggi chiamiamo lo Stretto di Gibilterra. Quelli sono i confini, quello è il confine della terra. Praticamente tutto il mondo conosciuto. Questa è l'area geografica dove si colloca questa profezia. Il re, questo re umile, farà sparire i carri da Efraim. Efraim, ricordiamoci che è il regno del nord, ed era uno stato fondato sulla guerra. I suoi re non sono altro che dei generali che hanno ucciso il re precedente in una ribellione, in una sommossa. Tutti i re di Israele sono tutti ex militari. Non c'è uno che sia di sangue nobile. Non solo, i cavalli da Gerusalemme è la forma nobile di combattimento
E allora chi sarà questo re? Questo re su tutta la terra conosciuta eliminerà la guerra, diciamo così, grezza e anche la guerra nobile. Non ci saranno guerre, non esiste la guerra di prepotenza e la guerra giusta, niente guerre. Né dunque la guerra grezza, rozzona di Efraim, né la guerra nobile di Gerusalemme, carri, cavalli. Perché questo re adopererà questo stile? Guardiamo le caratteristiche: giusto, vittorioso, umile. Cavalca un asino, un puledro figlio d'asino non significa che cavalchi due bestie, ne cavalca una sola. Questo è un parallelismo sinonimico che non ha nessun valore. Ma se voi notate, ha queste tre caratteristiche: giusto, vittorioso, umile. Cosa significa giusto? Se voi ripescate della memoria la conversazione prima che abbiamo fatto, giusto non è colui che rispetta una legge, ma giusto è colui che ha rapporti positivi con la sua gente. Vittorioso, per noi vittorioso è il generale romano che so io, ha vinto una battaglia, torna a Roma, gli fanno il trionfo, e c'è il momento, nel momento del trionfo c'è la gloria, quando passa sotto l'arco di trionfo con lo schiavo che gli tiene la corona d'alloro sulla testa. Vittorioso in Oriente non è questo. Ma vittorioso è colui che riesce a non fare guerre, perché prima che il nemico attacchi lui riesce a vincerlo, o per l'organizzazione o per mezzo di legazioni, comunque neutralizza il nemico prima che il nemico attacchi. Questa è la vittoria. Poi esiste anche il concetto di vittoria nel campo, cioè c'è una battaglia, uno esce vincitore, buonanotte. Ma di per sé vittorioso è anche il titolo che viene dato a colui che evita la guerra, cioè colui che riesce a stoppare prima il nemico. Umile. Noi, quando parliamo di umiltà, abbiamo sempre in mente l'umiliazione, che è una cosa diversa. L'umile in Oriente è il veritiero, è colui che riconosce con onestà ciò che tu sei e ciò che lui è, nel bene e nel male. Quindi il concetto di umile orientale per noi è quello che è aderente alla realtà, che chiama le cose con il loro nome. Questo è l'umile, non quello che si scarnisce dicendo: ma io non sono capace, io mi metto per ultimo, vai avanti tu, tu meriti di più. Questo è scemo in Oriente. E noi molto spesso abbiamo fondato la strada della santità sulla scempiaggine, non sulla verità. Umile è il veritiero. È quello che dice: io ho queste qualità e tu non le hai. Io ho queste manchevolezze che invece tu hai come qualità. Queste tre caratteristiche fanno sì che questo re porti esultanza e giubilo a chi? Chi è la figlia di Sio? Chi è la figlia di Gerusalemme? Noi diciamo il mondo femminile di Sio, il mondo femminile di Sio, e la città nel suo insieme. Figlia di Gerusalemme è Gerusalemme, figlia di Sio è Sio. Sia nella collina lì dove c'è il tempio. Quindi non solo c'è grande serenità in ambito religioso, figlia di Sio, ma c'è grande gioia anche in ambito sociale e civile, figlia di Gerusalemme, notate? Come si fa ad ottenere questa grande serenità, questo grande giubilo? Quando noi accettiamo questa metodologia, avere rapporti positivi con gli altri, stoppare fin dall'inizio qualunque elemento che possa turbare in maniera violenta l'equilibrio. Terzo, avere questo senso della veridicità continua, chiamare le cose con il loro nome, non avere paure.
allora tutto il resto viene di conseguenza. Sono le 11. Io vi ringrazio, ci vediamo fra un mesetto. Buon Natale a tutti e anche buon anno, perché ci troveremo già nel 2003, seconda domenica di gennaio del 2003. Arrivederci.